Bentornati su Retroplay, no, su One Creator Arcade. Questa volta giochiamo un gioco veramente fantastico che si intitola non Free Wonders, ma si intitola Midnight Wanderers, che vuol dire i passeggiatori della mezzanotte, che ne so, i viandanti della mezzanotte. Eccolo qui, questo è l'intro del gioco. Battaglia fra il bene e il male. La mitica carrozza della luce è stata rinchiusa nel palazzo del demone Gaia e quindi inizia l'era dell'oscurità. L'unica speranza è rimasta nelle mani di chi troverà il tarocco del sole, ovvero i nostri eroi, i camminatori della mezzanotte. Eccoli qui, un gruppo di avventurieri, che sono degli elfi alla fine, sono dei cercatori, degli avventurieri, dei cercatori di fortuna, dei ladri, dei mercenari fantasy. Eccoli qui, i nostri due eroi, l'eroe. Qua c'è un mostro. E poi c'è Siva, il compagno di lui. Allora, questo gioco è veramente, veramente bellissimo, ragazzi. Uno dei miei giochi preferiti di sempre da sala giochi. È veramente un gioco fantastico della Capcom. E prende parte, cioè è un po' Metal Slug, ma è uscito prima di Metal Slug, ed è anche un po', cioè c'è un po' di contra, diciamo, c'è un po' di contra e c'è anche un po' di Strider, attenzione, c'è anche un po' di Strider, che è fantastico. Allora, sto gioco, come vediamo, questa scheda però contiene tre giochi, ebbene sì, ragazzi, perché la Capcom voleva far concorrenza alla Neo Geo, che aveva i multislot, cioè aveva le schede che potevano ospitare tanti giochi insieme, quindi in un solo canop c'erano tanti giochi. Allora, che fece? Diede alle stampe questa scheda dove dentro c'erano ben tre giochi di tre generi diversi. Allora, questo è il primo dei tre giochi, poi gli altri li vedremo in altri gameplay. Allora, la scheda si chiamava Free Wonders, come abbiamo visto, ovvero le tre meraviglie. E questa è la prima scheda, eccolo qui, siamo nei panni del nostro elfo avventuriero che spara, salta e spara proprio alla contra, alla Metal Slug, solo che questo gioco mi pare che sia uscito prima di Metal Slug, ragazzi. Guardate quanto è bello questo gioco. Veramente bellissimo, cioè anche artisticamente è notevole, ragazzi. Veramente una cosa fantastica. C'è un po' del Ghost and Goblin, un po' del Contra, o Metal Slug che dir si voglia. C'è anche un po' dello Strider. Vedete come si arrampica il nostro eroe sulle piattaforme? Ora vi faccio vedere meglio, guardate. Vedete, si arrampica così, poi va su. Proprio come Strider, vedete? Solo che un po' meno agile, perché giustamente Strider Iryu era più agile. Adesso sbrighiamoci perché poi il tempo ce l'abbiamo limitato, ragazzi. Il tempo scade a un certo punto, non è che. Speriamo a queste bocche sparafuoco. Ok. Oh, attenzione! No! Oh, mostrone, mostrone, attenzione, questo spara il fuoco. Rospone gigante, ok, l'abbiamo fatto fuori. No, attenzione che ci sono queste. No, 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 no. No, è un casino qua, ragazzi. Ora mi sono veramente incasinato da solo con le mie mani, con le mie stesse mani. Oh, cerchiamo di sbrigarci perché sto andando molto troppo lentamente, eh. Abbiamo preso anche questa options che ci dà questo fuoco magico. No, quindi l'aiuto del fuoco magico, ammazziamo il rospone. Eccolo qui, fatto fuori. Distrutto, perfetto. Andiamo a distruggere anche. Adesso arriviamo al primo boss, tra poco c'è il primo boss. Qua allora la lampada magica ti ridà i vestiti se tu l'hai persi, perché come in Ghost and Goblins, se tu vieni colpito, tu perdi tutti i vestiti. Oh, abbiamo solo 30 secondi per giungere alla fine del livello, è meglio che mi sbrigo. Sto andando veramente a rilento, eh. Di solito sono molto più veloce. Allora, Golem Wood. L'albero demoniaco, eccolo qui. Oh, attenzione! Attenzione, questo mo inizia a sparare questi frutti che pizzicano. No, 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 purtroppo ci ha colpito. Dai, dai, ce la dobbiamo fare. Olè, l'abbiamo ucciso, perfetto. Andiamo a prendere tutte le carte. Siamo rimasti in mutande, come vedete.
Esattamente come Arthur di Ghosts and Goblins, siamo rimasti in mutande purtroppo. No, che deficiente, sono andato a colpire la radice lì appuntita, mi sono fatto veramente male, ho perso una vita purtroppo, stupidamente ho perso una vita. Questo gioco si ricorda anche un po' Willow, sempre della Capcom, che è ispirato al film, che ovviamente prende anche un po', Willow prende anche un po' spunto da Super Wonder Boy, ma poi ne parleremo di quel gioco lì, che è un altro gioco fantastico della Capcom, veramente bellissimo, ragazzi. No, 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 ci stava per accoltellare l'infame. Ok, andiamo, 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 andiamo. Oh, abbiamo preso l'option, perfetto, abbiamo preso il fuoco magico. No, mi sono alzato troppo in fretta. Questo è un errore che faccio spesso quando scrivo le cose, non guardo bene, mi alzo leggermente troppo in fretta e mi fregano. Ma spero di non fare una partita troppo scarsa, perché comunque, cioè, a me viene il dubbio che però io sto gioco già l'ho portato sul canale, perché è veramente troppo bello sto gioco. Mi viene il dubbio che già l'ho portato, forse l'ho già portato e lo sto riportando di nuovo senza ricordarmene, non lo so, raga. Oh, ci servono i vestiti, ecco, l'ho presi, ho preso i vestiti, perfetto. Allora, sto mostro si mette a scavare, mannaggia a lui. Sto sparando alla coda. Eccolo qua che adesso ci insegue l'infame. Oh, fortunatamente è tornato su, no, è tornato giù. Sentite che bella la musica qua, no? Io scendo giù. Oh, gli ho tirato la coda, gli ho staccato la coda all'infame. Adesso questo mi segue. Aiuto, aiuto, aiuto. Lo mando su, eh. No, mi ha sparato una palla di fuoco, l'infame. Fammi scendere giù, che è meglio, eh. Io risalgo su. No, ancora queste palle di fuoco maledette. Dai, dai, no, scendi, scendi. La devi schiattare, devi schiattare. Oh, non muore più sto mostro, eh. No, m'ha fregato, ragazzi. Niente, ho fatto una partita veramente di schifo. Di solito arrivo almeno al secondo livello, che c'è tutto il mare, molto bello il secondo livello. Magari farò un'altra partita, se volete questo gioco lo continuo, è veramente bellissimo, ragazzi. E ci vediamo al prossimo episodio di... Oh, fammi mettere la Z, dai, dai. Ci vediamo al prossimo episodio di One Credit Arcade. Ciao, ragazzi!